Mi è arrivata un'altra lettera, ve la leggerò qualche altra volta, di uno che insegna, un docente dell'Università di Catania, che molti anni fa non ha superato i test. Se n'è andato a studiare in America, è diventato uno dei principali ricercatori nel campo sanitario, è ritornato in Italia, è diventato docente universitario. Lui insegna a quelli che studiano medicina, per suo puntiglio ha voluto fare i quiz. È stato bocciato ai quiz. Questo insegna all'università. Ma cose, cose. Ma non ci sono parole per descrivere il livello di cialtroneria che abbiamo creato in Italia, con questo marchettificio, con questo giro di centinaia di milioni con i quali fanno affari sulla pelle dei nostri ragazzi.